Le ammoniti, uno dei gruppi di organismi estinti più conosciuti nella cultura popolare, rappresentano per molti il simbolo stesso della paleontologia. La loro incredibile storia evolutiva è durata centinaia di milioni di anni. Le peculiari caratteristiche morfologiche ed adattative delle ammoniti le hanno rese oggetto di studio sin dal XVII secolo. Le ammoniti sono dei molluschi appartenenti alla classe dei cefalopodi, lo stesso gruppo a cui appartengono polpi e calamari. A differenza di questi ultimi, però, le ammoniti sono tutte ectococleate, il che vuol dire che erano dotate di conchiglia esterna. Le ammoniti sono tra gli animali fossili più studiati nella paleontologia. Questo ci ha permesso di ricavare importanti informazioni sulla loro anatomia, evoluzione e stile di vita. In passato, però, quando lo studio scientifico degli organismi estinti non era ancora contemplato, si cercava di spiegare il ritrovamento dei resti di queste bizzarre creature sfoggiando le teorie più stravaganti, dando origine così a miti e leggende. Ad esempio, durante il Medioevo, nel North Yorkshire si credeva che le ammoniti fossero serpenti petrificati con un miracolo della principessa Hilda di Whitby. Gli artigiani intagliavano la testa dei serpenti scolpendo le camere di abitazione delle conchiglie di questi animali. Lo stemma di Whitby presenta ancora oggi la figura di tre serpenti a forma di ammonite. Anche al giorno d'oggi, le ammoniti vengono associate a leggende e miti religiosi in alcune località dell'India e del Nepal. Il nome stesso delle ammoniti, scelto dallo studioso romano Plinio il Vecchio, deriva da Ammone, il dio egiziano raffigurato con corna di ariete a spirale simile alle conchiglie di questi cefalopodi. Il primo scienziato che interpretò i fossili di ammoniti come resti di animali affini all'appena scoperto genere Nautilus fu Robert Hooke, verso la fine del 600. Oggi sappiamo che le ammoniti sono dei fossili di molluschi che nuotavano nei mari del nostro pianeta tra 466 milioni di anni fa, ovvero il tempo che è trascorso tra l'inizio del periodo Devoniano e la fine del Cretaceo. Si pensa che le ammoniti fossero munite di un iponomo, struttura che permette a questi animali di compiere veloci spostamenti grazie all'espulsione di getti d'acqua improvvisi, in maniera analoga ai cefalopodi odierni. I paleontologi suppongono inoltre che, come i moderni nautiloidi, le ammoniti fossero provviste di sacche utilizzate per eiettare nuvole di inchiostro capaci di disorientare i predatori. Le ammoniti sono di grande rilevanza nella geologia, trattandosi di importanti fossili guida che ci permettono di datare, spesso con una certa precisione, gli strati di roccia sedimentaria. La stratigrafia è una branca della geologia che ha come oggetto la datazione dei corpi rocciosi affioranti sulla crosta terrestre o in prossimità di essa. Quando viene rinvenuto un fossile guida, siamo in grado, conoscendo l'intervallo di tempo in cui è vissuta la specie o il gruppo a cui appartiene, di datare più o meno con precisione lo strato di roccia sedimentaria in cui l'animale si è fossilizzato. Il termine fossile guida viene associato ai resti di organismi con le seguenti caratteristiche: evoluzione rapida, ampia distribuzione geografica, grande velocità di diffusione, riconoscimento agevole, abbondanza e facilità di ritrovamento. Le ammoniti presentano ognuna di queste caratteristiche. Ad esempio, vi sono alcune specie che fanno parte di gruppi comparsi e successivamente scomparsi in tempi geologici molto brevi. Si pensi che per il Cretaceo è possibile datare uno strato di roccia ottenendo una risoluzione di soli 250.000 anni grazie all'uso di questi resti come fossile guida. La sottoclasse ammonoidea, di cui fanno parte tutte le ammoniti, compare all'inizio del Devoniano, circa 400 milioni di anni fa, differenziandosi dalla sottoclasse dei nautiloidi, i cui membri, comparsi verso la fine del Cambriano, sono dotati anche loro di una conchiglia esterna, seppur diversa da quella delle ammoniti. La conchiglia dei nautiloidi e quella delle ammoniti presentano alcune caratteristiche in comune. Ad esempio, la parte interna del guscio è divisa in più camere separate da pareti interne chiamate setti. Un organo molto importante per distinguere le due sottoclassi è il sifuncolo, una struttura tubulare che attraversa l'interno della conchiglia, regolando gli scambi di liquido nelle camere interne e permettendo all'animale di compiere movimenti in verticale lungo la colonna d'acqua. Le differenze tra i due gruppi, invece, si rinvengono soprattutto nelle suture e nel collocamento del sifuncolo. La sutura tipica dei nautiloidi è quella ortoceratitica, caratterizzata da ampie ondulazioni dolcemente arrotondate, differenti da quelle delle ammoniti che possono avere forme molto complesse, come nel caso della sutura ammonitica. Nelle conchiglie dei nautiloidi il sifuncolo si può presentare in posizione verticale, dorsale o più frequentemente centrale. Nelle ammoniti invece il sifuncolo è di norma in posizione ventrale,
in alcuni gruppi in posizione dorsale, ma mai centrale. Grazie a queste ed altre piccole differenze anatomiche, le prime ammoniti si differenziano dalla sottoclasse Nautiloidea, cominciando così un'evoluzione durata centinaia di milioni di anni. Circa 400 milioni di anni fa, la Terra era un posto relativamente caldo. Con le foreste in crescita su tutto il globo, i livelli di CO2 diminuivano gradualmente andando a mitigare la media delle temperature con l'avanzare del Devoniano. È in questo ambiente mutevole che le prime ammoniti fanno la loro comparsa. Nel Devoniano inferiore cominciano ad apparire specie come Anarchestes precursor, dell'ordine Anarchestida. Queste ammoniti derivano da un gruppo chiamato Bactritide. I Bactritidi non possono essere classificati con certezza come membri della sottoclasse Ammonoidea, per la mancanza di alcuni importanti caratteri diagnostici. Questo rende di fatto gli Anarchestidi il primo vero e proprio gruppo noto di ammoniti. Il ritrovamento dei gusci fossili di Anarchestidi in sedimenti depositatisi in acque basse ci fa pensare che questi molluschi prediligessero vivere in ambienti costieri, nel mare che sommergeva l'attuale Spagna, il Marocco, l'Algeria, la Cecenia e il Kazakistan. Successivamente compare un secondo importante ordine di ammoniti, chiamato Goniatitida. I primi rappresentanti di questo gruppo hanno suture semplici, ma con il passare del tempo compaiono specie con forme sempre più complesse. Alla fine del periodo Devoniano, circa 375 milioni di anni fa, ha luogo una delle cinque estinzioni più grandi mai viste nella storia della vita sulla Terra. Le goniatiti sopravvivono all'estinzione di massa, ma lo stesso non si può dire per le anarchestidi e l'ordine Climenida, comparso non molto tempo prima. Il dominio delle goniatiti si protrae per molti milioni di anni nel grande lasso di tempo che comprende Carbonifero e Permiano, tra i 360 e i 250 milioni di anni fa. Insieme alle goniatiti, seppur con un numero di specie inferiore, vivono le ammoniti dell'ordine Prolecantida. Ma circa 251 milioni di anni fa, entrambi i gruppi vanno incontro alla più grande estinzione di massa di sempre, l'estinzione di fine Permiano. Le goniatiti si estinguono, mentre l'ordine Prolecantida scompare subito dopo, all'inizio del Triassico. Durante il passaggio da Permiano a Triassico, oltre il 90% delle specie si estingue. È una vera e propria catastrofe per la vita sul nostro pianeta. Evolutesi verso la fine del Permiano, le ammoniti dell'ordine Ceratitida sopravvivono alla Grande Muria ed hanno una straordinaria radiazione evolutiva nel Triassico. Le ceratiti presentano una conchiglia con ornamentazioni molto più accentuate rispetto alle ammoniti più antiche. Il genere Tyrolites possiede infatti una conchiglia con numerosi tubercoli laterali. Una delle caratteristiche più spettacolari della sottoclasse Ammonoidea è proprio l'ornamentazione della conchiglia, soprattutto nelle forme del Mesozoico, tra i 251 e i 66 milioni di anni fa, in cui si diffondono maggiormente le specie dette eteromorfe. Le ammoniti eteromorfe, non avendo la solita conchiglia volta a spirale su un singolo piano, possono assumere le forme più disparate. Alcuni esempi sono i generi dell'ordine Lithoceratida, come Baculites o Crioceratites. Molti resti di ammoniti appartenenti a diversi gruppi sono stati rinvenuti in Italia. Infatti, nel nostro territorio non è difficile imbattersi in questi molluschi fossili, in quanto l'Italia non è sempre stata una terra emersa durante le ere geologiche. In molte formazioni calcaree formatesi nel Mesozoico, ad esempio il Marmo Rosso Ammonitico di Verona, è possibile trovare varie specie di ammoniti. Il rosso ammonitico non è propriamente un tipo di marmo, bensì un calcare nodulare di origine giurassica. È possibile osservare lastre di questa roccia calcarea in migliaia di edifici sparsi in tutta Italia. Come suggerisce il nome, la caratteristica più interessante del marmo rosso non è il particolare colore della roccia, ma la presenza di numerosissimi fossili di ammoniti al suo interno. Una delle specie più conosciute è Sauvervicerus tortisulcatum. Durante il Giurassico e il Cretaceo, a seguito della grande estinzione di fine Triassico, l'ultimo grande gruppo della sottoclasse Ammonoidea a sopravvivere è l'ordine Ammonitida, la cui caratteristica tipica è la sutura ammonitica, la tipologia di sutura più complessa. Durante la seconda metà del Mesozoico, questo gruppo affronta nuove sfide, come la predazione da parte dei temibili mosasauri del Cretaceo e delle belemniti, un altro gruppo di cefalopodi che si pensa fossero predatori abituali delle ammoniti. Alla fine del Cretaceo, la sottoclasse Ammonoidea si estingue insieme a molti altri gruppi di esseri viventi.
tra cui numerose famiglie di invertebrati, di piante e di vertebrati, tra cui molte specie di mammiferi, la totalità degli pterosauri, dei dinosauri non aviani e dei grandi rettili marini. Le cause principali sono i cambiamenti climatici che hanno interessato l'intero globo a seguito dell'impatto di un grande corpo celeste nell'attuale Golfo del Messico. 66 milioni di anni fa le ammoniti scompaiono per sempre, ma grazie ai resti che ci hanno lasciato possiamo avvalerci della loro importanza come fossili guida, possiamo comprendere i loro stili di vita e studiare la loro evoluzione, riportando così alla luce uno tra i gruppi di organismi più famosi nel mondo della paleontologia.